Una buona serata, buon giovedì, l'appuntamento è il numero 12, se i conti non mi ingannano, con Velò, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo, se i conti non mi ingannano perché siamo reduci da un venerdì domenica e adesso siamo di nuovo insieme perché insomma la tappa di domenica del Blockhaus ci ha ovviamente spinto ad un'edizione speciale, dunque a distanza di 4 giorni siamo di nuovo insieme per parlare della vittoria, doppia vittoria italiana, ieri Danese, oggi Oldani al Giro d'Italia, domani, oggi l'arrivo a Genova, domani Sanremo Cuneo, parleremo di questo, soprattutto torneremo, faremo una specie di flashback per tornare alle due frazioni abruzzesi, al giorno di riposo che c'è stato in mezzo, faremo anche un po' un bilancio e conosceremo un po' più da vicino due dei protagonisti di questa corsa rosa, uno è la maglia rosa, che è ancora sulle spalle di Lopez, aspettando le salite che ci saranno nel fine settimana e poi nella terza di settimana, e due, poi impareremo a conoscerli magari più approfonditamente. Comunque, vi ricordo che potete seguirci ovviamente per gli abitanti di Abruzzo e Molise sul canale 13 del Digitale Terrestre e per chi invece non abita in queste regioni sulla piattaforma Facebook. Sulle due pagine, quella di TV6 e quella di Velò, la diretta è la stessa, come ripeto sempre, è solo ricondivisa. E qualora volete intervenire, il numero lo conoscete bene perché siete stati in tantissimi a scriverci questi giorni: 392-6237060. WhatsApp o SMS, scegliete voi. Ringrazio Maurizio Daguin, regia, ringrazio tutti quelli che ci seguiranno e ci avranno la pazienza di ascoltarci, così come ringrazio l'ideatore della trasmissione, così passo, assist clamoroso mi sono fatto da solo, l'ideatore della trasmissione Luciano Robottini. Ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Dal verde acqua al quadrettato di domenica, adesso siamo passati a un più neutrale, bianco. Sì, perché oggi mi sono messo a zappare, quindi lasciamo perdere le implicazioni bucoliche. Ho preso una abbronzatura, quindi volevo mettere in risalto la mia abbronzatura. Hai fatto bene, è venuta veramente una bella abbronzatura. Lasciamo perdere la parentesi bucolica che solo noi sappiamo nel gruppo interno. Non la mostreremo ovviamente per tutti gli appassionati, si perderanno delle foto straordinarie. Al tuo fianco ritrovo con piacere, non in collegamento, finalmente ospite dei nostri studi, Valentino Sciotti. Ciao Valentino. Ciao, buonasera a tutti. Ben ritrovato. Vado in piattaforma da Riccardo Magrini. Ciao Riccardo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Complimenti. Senti, per la camicia bianca, Luciano. Grazie Riccardo. Lo vuoi presentare tu l'ultimo ospite, perché lo avete nominato tante volte, soprattutto domenica dopo una certa ora, vista la vittoria sul Blockhaus? Beh, io direi che si presenta da solo, perché questo personaggio che esiste fortunatamente da oltre 50 anni nel mondo del ciclismo non solo ha tirato fuori il vincitore del Blockhaus, ma precedentemente ha tirato fuori fior di campioni, è ancora presente col suo Mercedes, anche se non si potrebbe fare pubblicità, però io me lo ricordo sempre quando veniva in Toscana con Lucio Di Federico, che andava come un mostro, ma lui era sempre la guida di una meravigliosa ammiraglia e noi tutti lo invidevamo. E naturalmente sto parlando di Umberto Di Giuseppe. Ciao Umberto, ben rivisto, ben ritrovato. Buonasera. Ovviamente sei stato nominato tantissime volte, perché inevitabilmente dopo la vittoria sul Blockhaus di Jai Hindley è chiaro che tutti hanno detto, ovviamente, vittoria australiana sì, ma con una parte abruzzese, perché Hindley è cresciuto da te, peraltro è stato anche ospite grazie a te nei nostri studi qualche tempo fa. Poi ci descriverai un po' questo ragazzo, che veramente sembra un talento, che era arrivato già secondo al Giro d'Italia dietro Gegenhardt, ma conferma ancora di essere un ragazzo promettentissimo. Di questo e di molto altro parleremo tra poco, pubblicità, torniamo tra pochissimo con Velò numero 12.
I need a bag, bruh. Send it through Cleveland. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the flat whip. Got old problems with the friends new. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Partiamo dunque per questo appuntamento numero 12 con Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Prima della pubblicità vi ho presentato gli ospiti, ovviamente oltre a Luciano, Valentino Sciotti, Umberto Di Giuseppe, Riccardo Magrini, ma durante la pubblicità, e siamo particolarmente contenti della presenza in collegamento, abbiamo su Zoom il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Buonasera Presidente. Buonasera a voi, saluti a tutti. Grazie, grazie per aver accettato il nostro invito. Peraltro, questo lo dico come parentesi rispetto alle tematiche di ciclismo, in una giornata luttuosa per la nostra regione dopo i fatti di ieri dell'Aquila, quindi la ringraziamo doppiamente per questa presenza. Con noi il Presidente Marsiglio per fare un bilancio, Presidente, di questa tre giorni che ci ha visto protagonisti del Giro d'Italia con due belle frazioni molto diverse tra di loro, il Blockhouse prima, il giorno di riposo, poi la ripartenza con il sole da Pescara. Che bilancio possiamo trarre da questa ennesima, posso dirlo, sì, da questa ennesima esperienza con la Corsa Rosa per la nostra regione? Ennesima, io spero infinita, nel senso che con il gruppo RCS e con il Giro d'Italia io sto continuando a raccontare che proprio perché l'Abruzzo offre scenari ripetibili e molto variegati, lo avete detto voi, insomma, un arrivo in una salita molto impegnativa, in una tappa che io definisco un po' il tappone appenninico. Siamo abituati a parlare del tappone dolomitico, che diventa un po' quello decisivo per fare la classifica. Negli ultimi anni stiamo abituando l'Italia e il mondo del ciclismo al fatto che la classifica si fa anche e soprattutto in Abruzzo. L'anno scorso chi prese la maglia rosa a Campo Felice la portò sulle spalle fino all'ultima tappa, e anche questa tappa del Blockhouse ha dato una bella scossa alla classifica. Diciamo che almeno ha selezionato quella mezza dozzina di veri pretendenti al titolo finale che possono giocarsela fino in fondo, ed è molto importante. Questo significa garantire il passaggio del Giro d'Italia ogni anno in Abruzzo. Non è così normalmente. Le regioni dell'Italia centro-meridionale si disputano il Giro d'Italia un anno sì, un anno no, non sempre presente. L'Abruzzo adesso sono 6 anni consecutivi, noi abbiamo conservato e mantenuto il Giro d'Italia negli ultimi 3 anni nonostante avesse già fatto
un precedente triennio, è indicativo del prestigio che ci stiamo conquistando agli occhi degli organizzatori, della capacità organizzativa che dimostriamo, che dimostrano le amministrazioni comunali e tutti quanti, insomma, poi si muovono, e anche l'entusiasmo dei cittadini, rispetto al quale io mi sono sentito anche in dovere di scrivere al prefetto di Chieti, perché ho ricevuto, andando su al blockhouse, diverse lamentele. Anche gli organizzatori e lo stesso sindaco lamentavano forse un eccesso di cautela, di zelo nella gestione dell'ordine pubblico, che non ha portato a riempire, diciamo, l'arrivo del blockhouse di tanto pubblico, e parte del pubblico lamentava anche la difficoltà di salire su in quelle condizioni. Io adesso non so se ci sono ragioni oggettive che hanno giustificato questo, però negli anni passati noi abbiamo visto, appunto, nello stesso arrivo, nello stesso luogo, un gran numero di persone, molto molto superiore. Altrettanto vediamo un po' in tutte le tappe alpine. Sono curioso di vedere nelle prossime se ci sarà, come dire, la stessa regola. Però al di là di questa sbavatura, io penso che l'Abruzzo abbia offerto di nuovo un'immagine meravigliosa del proprio territorio, della propria ospitalità, della propria capacità organizzativa, uno scenario che può competere con chiunque al mondo per la qualità, la quantità, la bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi percorsi, e quindi posso dirvi che siamo già impegnati per la settima edizione consecutiva, per portare anche il prossimo anno il giro in Abruzzo, e magari riuscire a farlo anche con qualche novità positiva e qualche elemento di crescita in più rispetto a quanto non abbiamo fatto in questo anno e negli anni passati. Ecco, Presidente, proprio mentre parlava ci scrivono da casa: non, Presidente, non fermate i tifosi prima delle salite, dovete imporvi anche a dispetto di certe scelte. Ma cosa si può fare, se si può fare qualcosa, per magari evitare che uno spettacolo che molti vogliono seguire, anche a costo di sacrifici, perché insomma andare il giorno prima non è proprio il massimo della vita, pur di veder passare per qualche istante questi campioni, si può fare qualcosa? Se sì, che cosa? O si può imporre come Regione Abruzzo, come politica? Non c'è nessuna possibilità di imporsi, bisogna che ognuno stia al proprio posto e rispetti le regole. La competenza e l'autorità sull'ordine pubblico e la sicurezza compete ai prefetti, e sono le prefetture che coordinano, alla fine decidono, lo fanno dopo tavoli di discussione e di confronto. Il problema, appunto, gli organizzatori, quello che lamentavano è che questo, diciamo, atteggiamento molto rigido, di estrema cautela e di grande prudenza, che alla fine penalizza l'accesso del pubblico sull'arrivo in montagna, lo hanno trovato sul blockhouse, non lo hanno trovato in tanti altri luoghi, e devo in qualche maniera anche un po' fidarmi di quella esperienza, perché loro fanno ogni anno qualche decina di tappe, hanno a che fare con prefetture di tutta Italia, e quindi anche io sono, appunto, sentito il dovere di scrivere al prefetto per capire se in Abruzzo vigono regole diverse dalla bellunese, dal trentino e da altre province, dove si fanno arrivi altrettanto spettacolari in salita, ma con molta molta più gente, molto più pubblico. Luciano. Sì, buonasera Presidente, innanzitutto la ringraziamo per la partecipazione al nostro progetto televisivo. Ascolti, oggi è uscita una notizia giornalistica, Giro d'Italia 2023, Pescara pronta ad ospitare la grande partenza del Giro. Quando c'è di vero su questa notizia, effettivamente sarebbe un grande successo per la nostra regione, ma addirittura per il Giro d'Italia. Non lo so, io non ho letto questa notizia e quindi non posso commentare notizie che non conosco e che comunque non hanno fondamento, e bisogna anche su questo, chiedo e invoco serietà. Con il Giro d'Italia si negozia, si discute, si lavora. Quando il Giro sarà finito incontreremo gli organizzatori, e insieme agli organizzatori, quindi, come dire, negozieremo quello che si potrà fare e quello che vorremmo fare
il prossimo anno. Ogni notizia, diciamo, diffusa, fondata, infondata, soffiata o non soffiata, oltre ad essere inutile, potrebbe persino essere dannosa. Quindi invito a serietà, sobrietà e rispetto delle competenze. Quando avremo una notizia da dare, state sicuri che la daremo noi, non fidatevi delle notizie che vi arrivano da altrove, perché gli unici che discutono e che chiudono la trattativa con il Giro d'Italia sono il sottoscritto e i suoi strettissimi collaboratori di giunta e di staff, che certo non vanno a raccontare appunto i contenuti di notizie che giustamente devono rimanere riservate fino a quando non saranno gli organizzatori stessi a ritenere giunto il momento di dare loro la notizia di come si farà il prossimo Giro d'Italia, dove partirà, dove arriverà, dove passerà. Quindi questo è quanto ho da dire. Valentino, so che volevi salutare il Presidente, magari ne puoi approfittare anche per fare una domanda. Buonasera Presidente. Buonasera. Niente, io come domanda, più che una domanda, un ringraziamento, perché avere il Giro tutti gli anni qua secondo me è un successo incredibile. Se dovesse succedere che passerà in Abruzzo anche l'anno prossimo, sarà qualcosa di meraviglioso per tutti i tifosi. Se poi si riuscisse anche a evitare il problema di quest'anno, che i tifosi possono stare un pochettino più vicini alla gara, sarebbe ancora più bello. Noi ce lo auguriamo, ovviamente. Presidente, tra le cose belle della giornata del Blockhouse e non solo, gli aspetti naturalistici, lei ovviamente era a seguire il Giro d'Italia in maggio domenica, però Riccardo Magrini, che l'ha raccontata la gara e che è in collegamento insieme a lei, insomma, si è attagliato. Riccardo, poi alla fine siempriusciti a venirne a capo, era un nibbio reale quello che hanno inquadrato, però insomma, diciamo che anche a distanza ti sei divertito a rivedere la nostra regione con immagini spettacolari. È stata una tappa la più bella finora, sicuramente, dove mi sembra che il Presidente abbia in sintesi detto le cose che praticamente dicono un po' tutti gli addetti ai lavori. Quindi credo che il Presidente non sia un presidente da scrivania, ma mi sembra aver capito che è uno anche appassionato di ciclismo, perché altrimenti non avrebbe detto quell'espressione di quella mezza dozzina. Mi è piaciuto, mezza dozzina che si lotterà il Giro d'Italia. È così, Presidente? Ma io sono sempre stato un appassionato del Giro d'Italia, lo seguivo da piccolo, le sue tappe, tant'è che ho avuto buon gioco nel convincere, almeno fino ad oggi, e spero in futuro, gli organizzatori, proprio giocando anche su questa piccola competenza. Il Giro d'Italia normalmente è un giro che quasi tutti gli anni rischia di essere noioso per almeno due terzi della corsa. Si aspetta l'ultima decisiva settimana con le tappe di montagna, con la Cima Coppi, il Pordoi, il Zoncolan, insomma le grandi avventure. E allora torna a diventare di interesse e cattura il pubblico. Noi abbiamo dimostrato che l'Abruzzo ha percorsi che sono, certo, non esattamente quelli alpini e dolomitici, ma insomma molto simili, con salite impegnative, ripetute, tanti parchi nazionali, paesaggi naturalistici, borghi incantevoli, e quindi questo offre un grande spettacolo televisivo, quindi è di vantaggio per l'Abruzzo, che può mostrare al mondo le sue bellezze, ma è di vantaggio anche per il Giro d'Italia, che può a catturare l'interesse del pubblico anche nelle tappe di avvicinamento, nelle tappe che una volta erano solo di trasferimento, che erano così una noiosa attesa dell'arrivo in volata finale o di piccoli strappetti in montagna che non facevano mai selezione e soprattutto non facevano classifica. Io penso che questa caratteristica l'Abruzzo ce l'abbia, la stiamo cercando di valorizzare anche grazie a Maurizio Formighetti, che è un formidabile tracciatore di percorsi e che ha saputo offrire appunto dei percorsi molto molto affascinanti e accattivanti. E per finire con i ringraziamenti, vorrei ringraziare anche Valentino Sciotti, non è lui che deve ringraziare me, siamo noi tutti e tutti gli appassionati di ciclismo che devono ringraziare Valentino Sciotti, anche perché con le sue attività, con la sponsorizzazione che spesso e volentieri fa
delle squadre del ciclismo, rende possibile al ciclismo di vertice, al ciclismo di qualità di crescere e ai nostri ciclisti magari di avere anche delle opportunità di poter arrivare al mondo del professionismo e all'Abruzzo di diventare a suo modo, anche tramite suo, protagonista nel mondo del ciclismo. Io, se posso intervenire, sì, poi mi taccio, dico: la partenza da Piazza Salotto a Pescara con tutta la sfilata fino su tutta l'Adriatica, ma l'uscita della città, mi sembra di aver percepito che tutta Pescara fosse sulla strada, quindi credo che sia stato anche un successo di pubblico. Se il pubblico è mancato sul Blockhouse, ma questo è un problema, credo, di diversa natura, non credo che RCS abbia imposto certe regole, perché altrimenti sarebbe un deserto anche sulle altre tappe, mentre non è così. Quindi lì bisogna, secondo me, sistemare alcune cose, ma il pubblico è stato meraviglioso. Io ho descritto la partenza da Piazza Salotto col brividi sulla schiena, veramente è stata una magnifica dimostrazione d'affetto verso i corridori e verso la corsa. Eh sì, è proprio così. Oh, Presidente, prima di salutarla, ce lo fa un pronostico? Chi lo vince questo Giro d'Italia? No, adesso no, non mi fate fare pronostico. Non possiamo fare pronostico pro domo nostra e dire Giulio Ciccone, perché purtroppo non sarà, probabilmente non sarà così. E allora, no, essendo neutrali... Non mi pare molto competitivo quest'anno, purtroppo. Credo che abbia avuto qualche difficoltà di troppo sul Blockhouse, quindi spero che trovi la forma... Diciamo così, io spererei che Giulio Ciccone trovi la forma e voglia dare magari una zampata da fuori classe per dimostrare appunto che si tratta di un appannamento momentaneo e che invece la classe e il talento sono lì pronti a entrare in funzione, anche solo a vincere una tappa e magari una di quelle più affascinanti in salita. Poi avrà tempo, è ancora giovane, avrà tempo per giocarsela, diciamo, per vincere la maglia rosa e speriamo anche quella gialla del Tour. Ce l'auguriamo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Presidente, grazie al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, grazie per essere stato nostro ospite. Verrebbe da dire in questo caso maledizione alla tappa nostra, che ha tolto ha tolto Giulio dalla possibilità di vincerlo questo Giro d'Italia. Vabbè, no, si fa per dire, però no, l'unica cosa è effettivamente la tappa del Blockhouse ha reso orfano del pubblico, nel senso, noi stiamo seguendo queste tappe del Giro, effettivamente in questa edizione del Giro d'Italia, io obiettivamente, Riccardo lo sa, abbiamo fatto una decina di Giri d'Italia, ma il pubblico che c'è, Valentino, in questa edizione è veramente sbalorditivo. Purtroppo sul Blockhouse siamo stati orfani di questo pubblico, sempre in base a quello che abbiamo visto le tappe di potenza di Napoli, l'Ungheria, sì, pazzesco, oggi a Genova. Quindi è peccato che noi non siamo potuti essere all'altezza di questo pubblico, perché effettivamente ci sono stati questi problemi che andranno risolti, perché altrimenti è veramente è meglio non arrivarci sul Blockhouse, arriveremo in situazioni dove è aperto al pubblico, perché ho sempre detto, Valentino, che purtroppo queste manifestazioni di vertici sono manifestazioni sponsorizzate dagli enti pubblici, ma se poi al pubblico non gli diamo la possibilità di poter intervenire all'evento è veramente un peccato, quindi va rivisto, ma va rivisto in maniera seria, perché nel 2017, quando vinse sul Blockhouse Quintana, stesso problema, sentite, sul Blockhouse non arriviamoci più, perché altrimenti facciamo veramente un danno verso il pubblico. No, facciamo un danno alla regione, più altro, perché sembra quasi che gli abruzzesi non sentano il ciclismo, ma non è assolutamente così. Bravo. No, lì c'è purtroppo sempre, come possiamo dire, una specie di bisogna scegliere tra, lo diciamo, tappa un po' più noiosetta, ma con un arrivo in cui probabilmente c'è la volata e c'è tanta gente, l'arrivo in salita più spettacolare ma con regole un po' differenti per una tappa di montagna. Guarda, io sono stato sull'Etna, posso dirti,
non è la salita dell'Etna, non è che dà dei requisiti migliori di quella che è la nostra montagna, anzi lì c'è anche il problema di un vulcano, certo, attivo, quindi, che è anche attivo appunto. Quindi onestamente non conosco, non posso giudicare perché non conosco bene le ragioni che hanno portato a questa scelta, però non riesco in modo razionale a capire il perché. Scusate, su questo argomento però, siccome l'altra volta Luciano è stato abbastanza netto e chiaro, no? Ma io non credo che RCS, oddio, ci sono sì certamente delle linee di criterio anche di sicurezza che debbano essere rispettate, però io qui credo che sia un problema di prefettura, perché dagli enti locali, dai comuni, non lo so, perché dalle altre parti non è così. Cioè, io credo che a Cogne ci sarà pieno di gente quando ci sarà l'arrivo lì, dalle altre parti uguale. Oggi a Genova c'era una marea, quel vialone dell'arrivo era splendido. Sinceramente ci sono rimasto male anch'io, perché Blockhouse di solito, insomma, le salite anche portano anche il pubblico ad andarci, perché bene o male è vero quello che diceva Jacopo prima, un attimo che si vede il corridore, però in salita li vedi tutti belli belli, tutti in faccia, quindi è un motivo in più per andare sul bordo strada. Credo che sia un problema non legato a RCS, non per prendere le difese o l'avvocato difensore di RCS, ma non credo che sia che sia dovuto al fatto delle regole che detta l'organizzazione, non lo so. Valentino, tu sei sponsor. No, io ho parlato con i vertici, erano abbastanza infastiditi anche loro per questa situazione. Okay. Assolutamente infastiditi. Quindi evidentemente giusto. C'è stata una rigidità che non attiene a chi organizza poi l'evento. Poi come sempre i regolamenti vanno anche un po' interpretati a volte, perché se c'è chi magari li segue alla lettera e chi magari li interpreta. Va bene, comunque il Blockhouse ci ha riconsegnato il tuo Jay Hindley. Sei stato contento? Te l'aspettavi soprattutto? Sì. Ti aspettavi che avrebbe vinto sul Blockhouse? Sì, ho detto prima, come ho detto quando ha vinto anche su Campo Imperatore da dilettante. Come quando ha vinto il Gran Premio Capodarco. Ma dove può arrivare questo ragazzo, Umberto? Intanto raccontaci una storia, perché noi domenica nella puntata speciale un po' l'abbiamo raccontata, però te ovviamente più di tutti ce la puoi raccontare. Ma lui è entusiasmo di quello che fa, vuole arrivare al massimo, con quella testa che ha ci arriverà senz'altro. È un ragazzo comunque, lo vediamo, anche molto... molto semplice, anche dopo un'impresa del genere, è rimasto un po' il ragazzo che avevi te. Sì, ma lui è grande come ragazzo. Ma comunque volevo ritornare al fatto del pubblico sul... Sì. Io ho fatto 14 giri d'Abruzzo, ho dovuto lottare per lasciar passare i tifosi. Delle volte si esagera. Perché tu, purché che non puoi andare in macchina a senso inverso, stai a posto. E che serve tutto questa irroganza, il pubblico, quello, quell'altro. È uno spettacolo. Hai visto mai che hanno fatto a botto? No. E allora, scusa. No, ma infatti è proprio quello che dicevamo. Poi i regolamenti possono essere interpretati oppure presi alla lettera. No, e fatti rispettare. Ma delle volte si esagera sul servizio, capito? È troppo. Tu interessante che non vuoi andare a senso inverso, è tutto a posto. Umberto, invece ritornando un po' su Hindley, che magari in questo momento anche gli sportivi abruzzesi vorrebbero conoscere un po' di più questo ragazzo, dall'Australia è venuto in Abruzzo. Perché è venuto in Abruzzo e perché è venuta con te? Prima di tutto questo non è che con noi è venuto Indri oppure tanti altri stranieri, con noi è venuto Shane Bannan, è venuto Turtur, con Turtur abbiamo vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, anche se non se ne parla, perché anche questo in Abruzzo ci sta un po' di carenza,
Ieri i giornalisti mi chiamavano tutti, andiamo, veniamo. Vi ricordate solo quando... io già domenica stavo in Toscana, ero stanco, ma per dirti... Vabbè, però giornalisticamente ci sta un po', perché un ragazzo che vince la tappa del Blockhouse, ovviamente poi è evidente, sì, che si pensa sempre a chi lo ha, diciamo, non dico scoperto, però... Ma noi come società abbiamo avuto sempre dei risultati. Sì, sì, ma non mica per mettere in discussione. Noi non risultati. Siamo quelli là che vogliono far mettersi lui o a vincere le Olimpiadi, non è mica una cosa di tutti i giorni. No, no, assolutamente. Abbiamo vinto la medaglia d'argento ai mondiali, non è da tutti i giorni. Ah, guarda che bella foto che ci ha mandato Tiziano. E con Hindley, questo è di qualche giorno fa. Ti posso fare un po' di domande? Su, a prescindere Hindley, tu le esperienze con i corridori stranieri ne hai avuti tante, perché ti ho sempre seguito molto, ma molto da vicino. E con questi corridori, parecchi corridori sono arrivati da te e hanno anche vinto molto. Invece Hindley è stato un ragazzo che tra l'altro non è che era il primo anno da junior, è venuto in Europa da te, primo anno da dilettante, però non aveva dimostrato grandissimi risultati. Però tu mi dicevi sempre, questo è un corridore, questo è un corridore, questo è un corridore, pure se poi io il lunedì andavo a vedere i risultati di Hindley, non era eclatante, però tu ci hai sempre creduto su questo corridore, perché? Ma perché dimostrava che di essere un corridore, perché io ho parlato lì con quella signora che sta alla Federazione Australiana e gli ho detto poi che Tiziano ha fatto fare una lettera di guardi, avete un occhio di riguardo a questo ragazzo e questo è un corridore valido, state attenti perché questo diventerà un corridore. Poi la federazione l'ha portato nelle corse con la federazione, ha fatto risultati, ha vinto Capodarco, ha vinto quello che ha vinto e praticamente è un corridore. Oh, ma ci poi, dici... sì, scusami, ti ho interrotto. Poi io ho fatto caso che gli stranieri fanno più sacrifici dai nostri, perché adesso tu prendi un genitore italiano e è capace di che cosa investire per il figlio. Io per esempio parlando con Rubio mi dice, dico, ma come mai? E tu Umberto, a casa mia c'era la fame. E io volevo la bicicletta, mio padre non aveva i soldi, ha venduto una pecora e mi ha comprato una bicicletta di ferro. Tu adesso uno che vince le corse internazionali qui da noi già non lo puoi toccare, per l'amore di Dio, chissà che sembra. Mi ricordo con Hindley e Umberto quando arrivò pure la famiglia dall'Australia, sì, perché, sì. Perché anche poi il successo a volte di certi campioni è un mix di grinta, volontà e tutto, sì, però la famiglia diventa importante, la famiglia partì dall'Australia a seguire questo ragazzo in questa fase di crescita, che tra l'altro il primo anno non è che era mandraghe, però sì, ma a volte si vedeva successo, subito, il successo, si è visto subito che c'aveva la stoffa da corridore. Ci dici che cosa ti ha detto quando vi siete visti l'altro giorno, quando vi siete fatti la foto? Dai, dici qualcosa che non sappiamo. Anche perché Hindley non è che come tanti tuoi ragazzi li tieni in albergo, tu lo hai tenuto a casa questo. No, lui era così, se tu gli dicevi adesso prendi un ragazzo nostro, gli dici guarda che stasera andiamo al ristorante subito. Lui invece no. Sì. No, ma Umberto, stasera mangiamo a casa. Cosa mangi? Ma io mi ricordo Umberto, perché tra l'altro io gli faccio l'assistenza al gruppo sportivo, quindi i ragazzi di Umberto bene o male li conosco tutti, però Hindley quando veniva al negozio si comperava le scarpe, lo voleva pagare lui. Umberto giustamente mi diceva quando arriva sto ragazzo non gli far pagare niente, però lui veniva, gli serviva le camere, i copertoni, lui voleva pagare lui questi materiali, invece io non facevo pagare, perché ma lui giustamente... Vedeva le cose chiare, lui mi ha detto che biciclette, le Focus, allora io voglio questo, questo e questo, poi gli ho dato una biglietta usata, mai detto H, delle ruote da allenamento, sì, che ci sì, correva, ma mai detto H, che tu adesso gli vai a dare un corridore nostro che non sa nemmeno se la bicicletta è rotonda
oppure no? Non no, sa, non noi dovevamo sollecitarlo Hindley per prendere dei materiali, per prendere per sistemargli la bici, quindi veramente è stato un ragazzo modesto che ha creduto in questo progetto, ha creduto nell'Europa, nell'Italia e verso no, di te. Io gli ho detto guardi già che io sono amico di Valentino Sciotti, che fra i quali ha corso anche con noi, una buona parola per passare al professionista, dice sempre. Lui mi ha detto se Valentino Sciotti fa una squadra Pro Tour, è bene. Io niente Vili, niente macellai, bensì solo Pro Tour. Ok, quindi aveva le idee chiare. Aveva le idee però chiare. Secondo me era seguito anche in Australia da dirigenti. Che dici? Come Shane Ballan, che era il presidente della federazione australiana, che è stato un tuo corridore, e probabilmente gli ha detto vai da Umberto, fai una stagione, impara a correre, cerca di capire cos'è il ciclismo in Europa, e dopo piano piano è venuto fuori. Guardi che la raccomandata l'ha fatto Tiziano e gli ho detto guarda, questo è un corridore, trattatelo bene. Però non mi hai risposto alla domanda di prima, che cosa... Ci racconti qualcosa che ti ha detto l'altro giorno che non... Dai, qualche... Le solite battute, capito? Tipo... Per dire, uè, vieni qua. Lui faceva a te, vieni qua. Che peraltro è una gag che avevamo anche tirato fuori qualche tempo fa, quando lottò al Giro d'Italia con Gokenhardt. Tra poco devo andare in pubblicità. Secondo te, visto il secondo posto al Giro di un paio d'anni fa, 2020, e vista l'affermazione sul Brocaus, quanto manca a questo ragazzo per essere veramente è già corridore? Per vincere corsa e tappa. Ma io penso che la Bora è una bellissima squadra, come caspita. Sarà preso per fare corsa e tappa, significa ci ha visto bene, poi può capitare di tutto, non è che... Però quando io gli ho detto a Cosa li guardi che oggi arriva la tappa del Giro d'Italia direttamente su a Campo Imperatore, vince lui. In classifico fa secondo, fa terzo, detto. Capito? Che poi hanno lavorato male anche lì, se no vinceva il Giro d'Italia direttamente. Praticamente Umberto, un podio al Giro d'Italia per questa stagione andrebbe bene nei primi tre? Per quello che ha fatto, per noi specialmente abruzzese, ha vinto il Brockhaus, è già stato un grande risultato. Poi qualsiasi risultato arriva è tutto... Okay. È possibile, Riccardo, secondo te un podio per Hindley al Giro d'Italia? La classifica dice che è possibilissimo, però? No, è possibile perché alla luce di quello che ha detto Umberto, la Bora Sgroe è una squadra forte. Oggi è rientrato anche un pochino in classifica anche Kelderman, che potrebbe essere un valido aiuto, una buona spalla per le strategie future. Questa è una squadra che noi non abbiamo mai sottovalutato in trasmissione, abbiamo sempre segnalato, e Hindley insomma è uno che può sicuramente arrivare nei tre, perché comunque l'ha già fatto, l'ha già dimostrato. Una cosa che io non pensavo, e sinceramente dopo il Brockhaus ho rivisto un attimo i miei pensieri, è Almeida, perché io Almeida non lo consideravo un possibile vincitore. A parte che c'è ancora una settimana, però c'è una settimana, insomma un po' di più di una settimana, però la settimana successiva è quella tosta. Però io dico che Hindley può sicuramente lottare per questo Giro d'Italia. L'unico problema per lui è l'ultima cronometro, che anche se è breve, la cronometro di Verona quest'anno segnerà, penso che segni la vittoria del Giro d'Italia. Saremo a vedere. È arrivato un messaggio, lo leggiamo, lo commentiamo e poi andiamo in pubblicità. Innanzitutto perché me lo ha mandato Maurizio, allora, ve lo leggo perché me lo ha mandato. Buonasera, chiedo scusa, ma gradirei farvi una domanda. Peraltro in che trasmissione sta per fare questa domanda? Grazie anticipatamente. Ma perché i giornalisti in generale del ciclismo continuano a criticare il modo di correre di Van der Poel? E qui abbiamo seduto
alla mia sinistra il più grande fan europeo di Van der Poel. Ma lo avete capito che questo è uno sport dei pochi fenomeni del ciclismo attuale? Dovreste chiedergli scusa. Qui tra un po' tira fuori la bandiera dell'Olanda, figurati. Se fosse stato italiano, per i nostri giornalisti sarebbe un dio. La cosa, al di là delle battute, non è propriamente sbagliata. Cioè, Valentino, se fosse italiano, Van der Poel per noi sarebbe... Ad avercene di Van der Poel. Ad avercene di Van der Poel. Questo però non vuol dire che non si possa a volte analizzare il modo di correre di questo ragazzo. Sai, un grandissimo talento. Dalla sua dei risultati incredibili, non possiamo pensare che il grande talento debba vincere sempre, perché nel ciclismo esistono anche gli altri, quindi indovinare sempre la tattica di gara e poi riuscire a fare la gara da protagonista che tutti corrono contro di te non è la cosa più facile che c'è. Eh sì, anche perché poi intanto diamo la buona serata a uno dei protagonisti di questo giro 2022, Valerio Piva, che dopo la Gent-Wevelgem si sta portando a casa oggi secondo posto con Lorenzo Rota, l'altro giorno vittoria con Girmay. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ben ritrovato ovviamente dall'umore molto positivo. Riccardo, vengo da te anche perché, a proposito del successo di Girmay dell'altro giorno a Iesi, visto che stiamo parlando di Van der Poel, questo sarà un ragazzo che certamente a volte qualche tattica la sbaglia, sicura, o non è perfettissimo. Però è anche vero che è uno che, ancor prima che chi lo ha battuto dagli il traguardo, era successo con Asgreen, è successo con Girmay, gli fai complimenti. Il che vuol dire che, oltre ad essere un fenomeno pazzesco sopra la bicicletta, è anche un fenomeno oltre la bicicletta. Van der Poel non si discute. Van der Poel bisogna prenderlo così com'è. Anche oggi ha dato spettacolo e poi in qualche maniera trasversalmente ha fatto vincere Oldani a discapito di Lorenzo Rota, che lì ci avrei da fare un paio di domande a Valerio, perché mi ha fatto anche un po' incavolare, però la paura di vincere tante volte ti frena. Comunque Van der Poel non si discute, soprattutto per quello che ha fatto, hai sottolineato bene te Jacopo, il gesto di Van der Poel nei confronti di Girmay è stato un'ammissione indiretta della superiorità di questo ragazzo, al di là di questa foto, di questo abbraccio che è stato bello, ma sull'arrivo, la faccia convinta con il pollice in su. È stato veramente bello, perché hanno fatto una volata, lo spasimo ragazzi, è una roba impressionante. E poi vogliamo parlare di Pozzo Vivo che ha tirato la volata a Girmay. Questo Giro d'Italia è veramente molto bello. Io oggi ho avuto modo di dire, glielo dico in faccia, ma gliel'avevo già detto a Valerio, che molti successi, il cambiamento di rotta di questa squadra è dovuto al fatto dell'esperienza di Valerio Piva, perché lui viene da una scuola prima di tutto italiana, che è sempre valida, e credo che non abbia fatto con grande semplicità e si sia imposto, perché gli stranieri non è facile. Però piano piano ha preso la barra di comando in mano e i risultati si vedono. È tutta un'altra squadra questa, già dall'anno scorso, è già un altro tipo di conduzione in corsa. Ti volevo fare questa domanda prima, oppure vogliamo andare in pubblicità? Gliela faccio dopo. Facciamo così, gliela fai dopo, puoi aspettare. Va bene. Potete aspettare. Sì, posso aspettare, credo che possa aspettare anche Valerio. Così mi togliete un problema con la regia, a cui riconsegno la linea per la pubblicità, torniamo tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike,
Gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Di nuovo insieme, allora ero in debito con Riccardo della domanda da fare a Valerio Piva, però Riccardo prima ti devo avvisare che durante la pausa pubblicitaria l'ideatore della trasmissione ha detto ma vai a vedere che mi si sta rubando il favorito Almeida, ha già cominciato a rivedere il tuo pronostico finale, ha detto Riccardo sì, sta per rubarmi... No, non gli rubo il pronostico, devo dare ragione a Luciano che l'aveva detto prima, quindi io lo sapete, io avevo espresso il mio giudizio su Simon Yates, d'altronde Simon Yates secondo me ha preso una batosta col caldo perché è sempre in corsa, ora si è levato anche il cerotto del ginocchio, sicché il problema del ginocchio non c'è più. Mi rifarò con qualche tappa forse, però effettivamente devo fare complimenti a Luciano che aveva visto più lungo di me. Io Almeida lo vedevo, a parte che c'è da vedere ancora tutto, però lo vedevo uno che si staccava sulle salite, sulle grandi montagne e quindi poteva perdere terreno. Invece dopo il blockhouse ho visto che questo non molla mai,
è difficile che lo staccano, che lo stacchino, e a cronometro è un vantaggio clamoroso, perché su questo giro, ora poi sentiremo anche il parere di Valerio, che è sicuramente più dentro la corsa, più interessante di quello che dico io, e credo che poi... Intanto scusate, è arrivato un bellissimo messaggio, Maurizio, me lo fai rivedere solo per dare un giudizio per chi può ricordare. Vittoria di Dainese di ieri in volata mi ha portato indietro nel tempo. 1959, tappa di Treviso, lo spagnolo Poblet fulmina Valloi, del quale ero tifoso, bravissimo. Voi ve la ricordate? Questa... Io non ero nato, 59, però... eravate nati più o meno. Avevo un anno, però insomma, vabbè, chiaramente non è che ci dovevate essere, però se l'avete visto. Comunque era bel messaggio. Domanda per Valerio Piva, Riccardo, perdona. La domanda è, in parte era quella di se aveva notato magari un'indecisione, un errore da parte di Rota nella volata di oggi, perché a me era parso più forte dei tre, solo un po' troppo nervoso, e siccome tutti e tre erano maiden, come si dice nell'ippica, cioè non avevano mai vinto, forse si è fatto prendere un po' dalla bramosia. Non so, tu ci hai parlato, Valerio, se ci puoi dire qualcosa di più. Sì, purtroppo questo è un po' il problema di Rota. Lui ha una smania enorme di vincere, vuole vincere già dall'anno scorso, è arrivato vicino, quest'anno alla Aiguella, si sente bene ultimi giorni, e oggi doveva andare in fuga alla centrata, ha fatto la corsa, ha fatto la selezione, e poi secondo me ha un po' esagerato. Con la paura che magari da dietro gli rientrassero, ha tirato un pelino di più, e forse ha speso quel poco in più che gli è mancato poi nella volata. Chiaramente nella volata penso che l'Oldani abbia uno spunto veloce maggiore. Ha fatto lo sforzo per andare a chiudere, in quel momento io gli ho chiesto perché non sei partito, ormai penso che eri più forte, lo mettevi in difficoltà sicuramente, e quindi lui mi ha detto ma no, non ce l'avrei fatta, e alla fine il problema è che lui non crede tanto nelle sue possibilità, cioè ha sempre questa paura, e poi però sai, preferisco finire nei tre che farmi riprendere. Quindi già lì, quando uno ti dice preferisco finire nei tre, ho detto allora, cioè è chiaro che devi rischiare di perdere la corsa se vuoi vincere, da quello che io gli ho detto. Chiaramente ha fatto una grande gara, cioè per me era il più forte, e forse la smania e la voglia di vincere a tutti i costi ti fa fare anche questi errori. Spero che sia una lezione in più, e ci sono ancora delle tappe adatte a lui, spero che possa essere di nuovo in questa situazione. Non è facile, perché queste cose quando le perdi non ritornano, però penso che abbia comunque le qualità per poter far bene in futuro, chiaramente. Luciano. Valerio, innanzitutto ti ringraziamo, ti abbiamo disturbato al tuo lavoro, però ci tenevamo tanto averti con noi. Ritorniamo un po' indietro alla vittoria di Birmai. Complimenti, veramente una vittoria emozionante che ha fatto piacere soprattutto a tutto il ciclismo, perché vedere una vittoria così e poi soprattutto a ricevere subito i complimenti da Van der Poel, questo è un grande segnale, anche perché, Valerio, sto notando che nel gruppo, in questo momento storico del ciclismo, c'è anche un grande rispetto tra gli atleti. E soprattutto dici come sta questo ragazzo, e soprattutto che tipo di proiezione prossima futuro, farà il Tour, farà la Vuelta, perché noi abbiamo una grande voglia anche di rivederlo. Grazie delle tue parole, chiaramente... Non so se ha notato, noi non abbiamo aperto capitoli, bottiglie, tappi e cose del genere, non l'abbiamo aperto per la parentesi. Dovremmo stare lontano dalle bottiglie nelle prossime occasioni. No, sta meglio, l'ho sentito anche oggi. Ieri
è passato di nuovo all'ospedale per farsi controllare, l'ematoma si sta lentamente riassorbendo e deve tornare domani di nuovo per un controllo e 4-5 giorni di riposo dovrebbe riassorbirsi l'ematoma sotto la cornea, quindi era il pericolo, era che questo ematoma si rompesse e poi avrebbe procurato dei danni molto più gravi, quindi aveva perso la vista per un paio d'ore, quindi lì avevamo veramente molto paura. Dopo la gara è tornato in hotel, si è ripreso, lui alla fine il suo carattere è sempre positivo e non gli è dispiaciuto chiaramente, però è motivato di nuovo a ripartire, quindi non penso che perderà troppo. Il programma suo per il futuro non è previsto il tour, in questo momento non abbiamo ancora parlato, aspettiamo del recupero totale, poi aveva in programma delle gare in Belgio, 2-3 gare in Belgio prima di un recupero e poi ripartire dopo il tour, quindi il tour per il momento non è nel suo programma. Io non penso, dal mio punto di vista, da quello che penso io, è meglio per me non è quest'anno, non dobbiamo inserire questa corsa nel programma, anche perché ha già fatto bene e non vogliamo, ricordiamo che ha 22 anni, non possiamo cominciare a farlo andare da una corsa all'altra perché è un vincente o perché può vincere. Dobbiamo anche cercare di costruire qualcosa di solido e realistico e non saltare da una corsa all'altra, quindi penso che i programmi rimarranno fissi senza il tour. Adesso discuteremo, la settimana prossima avremo qualche riunione insieme con tutto il management e decideremo, ma io da quello che ho capito io e da quello che penso io il tour non è per quest'anno. Non parlare di tappi e bottiglie con Valentino Sciotti è un po' più complicato, però Valentino ci proviamo, perché adesso diciamo che se non è una ghirmai mania nel mondo del ciclismo poco ci manca. Questo ragazzo delle qualità incredibili, le avevamo imparate a conoscere anche alla Gand, adesso veramente alla prima è arrivato dietro Van der Poel, a Jesi lo ha battuto, adesso questo dualismo diventa anche interessante. Indubbiamente il ragazzo si sta dimostrando almeno vicinissimo ai valori che possono avere un Van der Poel e un Van Aert. Non è il ragazzo che ha paura di fronte a Van der Poel, poi tecnicamente sicuramente Valerio ti può dire molto di più. Però insomma il fatto che te sei, lo ricordiamo, sponsorizzi anche la squadra, inevitabilmente la presenza di questo ragazzo così vincente, lo ricordiamo, prima vittoria di un corridore africano al Giro d'Italia, inevitabilmente comunque è una notizia che, proprio per il fatto che sia qualcosa di che non era mai accaduto prima, ritorno d'immagine, cioè come? Ma ritorno d'immagine c'è nel modo più assoluto e io credo anche che se avesse potuto continuare il Giro ci avrebbe fatto divertire tantissimo, ma oggi stesso c'erano le tappe per lui, quindi forse era uno dei candidati più autorevoli per la maglia ciclamino. Sai, quando hai un fuoriclasse in gara, tutta la gara ne guadagna e ovviamente anche gli sponsor. Certo, però Riccardo, non so, Riccardo sei muto, però non so se sei d'accordo. Scusami, sì. Ma perché c'è Rotello che faceva casino. No, passatemi la battuta, non te ne avrà male Valentino, ma la concorrenza ti ha stappato in faccia proprio in maniera impressionante, perché guarda che è una barzelletta questa. Hanno qua. Hanno sbagliato, devono colpire me, hanno colpito. Saresti sacrificato. È stato veramente uno sbaglio incredibile, però a parte la battuta, complimenti, perché vabbè, tu fai tanto per il ciclismo e credo che te lo meriti anche avere un corridore così, perché il ritorno d'immagine c'è e come, perché comunque ma la squadra stessa è una squadra potente, direi, e quindi sicuro è una buona sponsorizzazione. Senti Riccardo, se noi chiediamo a Valerio prima di spiegarci questo Domenico Pozzovivo, davvero ha
una nuova giovinezza, eh? Che dici? Va bene come domanda, perché effettivamente siamo arrivati a un pozzo di rompa. Domenico ha spiegato molto bene quello ai nostri microfoni in un'intervista dopo il Blockhouse. È stato veramente tranchant, perché ha detto: io non sono vecchio, lo dite voi che sono vecchio, perché io ho i valori di un trentenne. E questo ha fatto veramente notizia, perché lui ha detto: io sono stato penalizzato non dagli anni, ma dagli incidenti. Tant'è vero che si sente anche lui, lo vede anche lui che è tutto storto. Dice: noi veramente ci meravigliamo, e credo che anche Valerio sia d'accordo con me, come faccia ad andare così forte tutto storto in quella maniera lì, è impressionante. Quindi Valerio, cioè, è un miracolo. Sì, effettivamente, non lo so, è bionico, perché quando lo vedi in bici da dietro, cioè, tutti, anche i nostri compagni di squadra, è incredibile come scende in discesa, come... Poi non è un ragazzo che corre spesso dietro, quindi cioè, spende più degli altri, perché insomma è sempre al momento, quando c'è la selezione è là davanti, quindi prima era dietro, quindi questo vuol dire che ha delle qualità enormi, cioè ha un potenziale enorme, quindi è quello, soprattutto lui si diverte, quello che mi dice sempre: io mi diverto in bicicletta, io questo lavoro, questo sport mi piace, e finché mi diverto lo voglio fare. Quindi è arrivato giusto al giro, in condizione, quindi ha delle possibilità, chiaro, vincere il giro non ci pensiamo, però qualche tappa lo vedremo sicuramente là davanti. Luciano. Sì, Valerio, ritornando un po' al giro, avevamo detto nelle puntate precedenti che la seconda settimana sarebbe stata la più difficile nella gestione della corsa, non certo la più dura, però ci avviciniamo alla terza settimana, dove veramente la terza settimana è durissima. A questo punto chi vedi veramente il possibile vincitore di questa edizione del Giro, in considerazione soprattutto dove abbiamo visto sì qualità, ma il livello è veramente minimo tra i corridori, quindi il Giro sta diventando interessante, perché anche l'assenza di grandi protagonisti come poteva essere Roglic, Pogačar, Bernal, invece con l'assenza di questi tre fenomeni il Giro sta veramente diventando piacevole e interessante da seguire tappa per tappa. Cosa succederà nella terza settimana e chi vincerà il Giro? Una bella domanda. Ma io penso che chiaramente quello che hai detto te farà spettacolo, perché non vedo chiaramente il fatto che ci siano diversi corridori che possono giocarsi questo giro, può diventare spettacolare. Vedo comunque una Ineos che sulla carta dovrebbe, cioè la squadra più forte, quindi per il momento non ha ancora scoperto tutto, e quindi penso che Carapaz sia il favorito per me. Chiaro che dietro Bardet, penso che è già dal Trentino, dal Tour des Alpes, non lo so, sì. Se l'ultima settimana rimarrà con questa condizione, a vederlo come sono saliti sul Brockhaus, chiaramente erano più o meno tutti sullo stesso livello, ma era solo l'arrivo, c'era solo questa salita, voglio dire, dovremmo fare i tapponi dove ce n'è tre di queste salite o di più, quindi da parte di Carapaz alla squadra. Landa mi ha impressionato, se non succede niente è un altro per me corridore che può giocarsi questo giro. Non dimentichiamo che quando ha vinto Carapaz ha fatto qualche errore, ma lui era uno dei corridori che avrebbe potuto già metterlo in difficoltà allora.
E oggi per me aver fatto rientrare un altro Bora in classifica, la Bora ha tre corridori adesso lì davanti e può giocarsi magari qualche tattica imprevista e fare quello che hai detto te, far muovere, magari far andare il giro in una direzione che magari non ci aspettiamo. Una domanda per Valerio prima che arriva da casa. Prima però, meno male che in collegamento, io ho sperimentato anche il collegamento Zoom, non si vedono i messaggi, viene leggermente tagliato perché i messaggi che stanno arrivando per Riccardo, Riccardo sei il massimo, Riccardo, quella, se lui li vedesse, quella che vedete dietro non è la pianta, è la sua coda da pavone, perché li sta leggendo, poi te ne leggo uno che è il più simpatico di tutti. Però la domanda per Valerio Piva che arriva da casa, come è nata l'idea di prendere Domenico Pozzo Vivo? Ma è nata perché ci manca ancora, adesso ce l'abbiamo, un corridore da corsa a tappe per fare almeno essere nelle classifica alta di un grande giro. Abbiamo Menches che farà il tour e per il giro, la Vuelta non avevamo nessuno, quindi io già dall'anno scorso avevamo cercato di guardarci intorno per trovare un corridore da classifica. Purtroppo questi corridori costano tanti soldi e alla fine avevamo quasi chiuso la campagna acquisti. Poi se è aperta la porta, Kubeka ha chiuso, Domenico ha creduto in questo progetto fino alla fine, purtroppo è rimasto senza squadra. Eravamo già a inizio stagione, gennaio, poi abbiamo dovuto aspettare un po' gli ok dell'UCI. A me ha sempre fatto gola avere un corridore come lui, almeno, sai, oltre a fare la classifica, avere un corridore che sta lì davanti e motiva tutto il gruppo. Quindi, sai, a volte quando hai un obiettivo, tutti stanno concentrati, aiutare, stare davanti. Quindi è anche un aiuto per indirizzare la squadra e poi magari in altre situazioni di corsa, anche come è successo oggi. Quindi bisogna sempre avere un obiettivo, quindi avere un qualcosa da raggiungere, quindi una classifica è quello che fa star concentrata la squadra. Quindi Domenico l'abbiamo accolto a braccia aperte e anche Valentino ci ha spinto un po' a questo. Hai spinto? Ci hai creduto anche Valentino su Pozzo Vivo. Ti piaceva sempre, anche in passato, diciamo pure che c'è stata grande volontà da parte tua sull'ingaggio di Pozzo Vivo. No, ho parlato col suo manager e sinceramente io pensavo al Giro d'Italia di poter avere un corridore in più che ci facesse fare bella figura. L'ho proposto alla squadra e ci sono saltati subito addosso, e questo è un punto a loro vantaggio, perché l'avevo proposto anche alla Israel, non sono riusciti a vedere. Loro dopo 3 secondi mi hanno detto sì, ci interessa, gli altri aspetta, devo vedere, dobbiamo discutere. Io penso che un corridore come Pozzo Vivo, per la sua storia, con tutti i problemi che ha avuto, è una certezza. Se sta bene, è un ragazzo che si sa allenare, sa fare il ciclista fino in fondo, sa stare bene in mezzo alla squadra. L'abbiamo visto quando si è messo lì addirittura a fare l'ultimo uomo, a tirare la volata. Ma chi te lo fa a 40 anni una cosa del genere? Sta a pensare a fare la classifica. Non dire che ha 40 anni, Valentino, non lo devi dire che ha 40 anni. Lo so, capisco. Ha 29, guarda. 29 anni. 29 più 11. Dai. Guarda, esattamente come i miei 29, proprio identici. Abbiamo la stessa identica età. Poi ti chiedo anche della Israel, Valentino, ti chiedo anche un giudizio. Peraltro oggi era anche il compleanno di Alessandro De Marchi, quindi sì. Insomma, tanti, tanti auguri ad Alessandro De Marchi. Noi ci stiamo per fermare e stiamo per salutare Riccardo e Valerio Piva, perché ovviamente domani saranno impegnati con una tappa. Riccardo, che sarà come? Arrivo volata? Inutile. Inutile. La tappa è inutile. Inutile.
No, la tappa bella è quella di Domallaltro, cioè quella di Torino e poi anche quella di Como, ma quella di Torino non credo che Valerio l'abbia sottovalutata, ma secondo me è una tappa molto molto insidiosa. E comunque faranno poi dopo gioco nelle gambe il fatto di oggi che sono andati a 55 all'ora per due ore, perché la media era 55 rotti, su una strada che tirava sempre. Ieri hanno fatto il record di tappa, perché anche se era tutta pianura sono andati a 47 di media, cioè ragazzi questi fanno 200 km a quella velocità lì. E poi c'è stata la tappa di Napoli, che comunque ha fatto male. Credo che tutti questi sforzi magari domani cercheranno di recuperarli in vista di una tappa, quella di sabato, molto molto insidiosa. Quindi che tappa sarà? Io penso che arriveranno in volata, credo. Però come dicono a Livorno, sì ma non ti credere, Sì, prima infatti l'ultimo messaggio che è arrivato, pubblico da casa attentissimo anche ai tuoi proverbi, ti hanno scritto cane vecchio sa. Prima di salutarvi e chiudere il collegamento, ovviamente facendolo in bocca al lupo a Valerio Piva e la sua Intermarché Wanty-Gobert, in bocca al lupo direttore. Grazie mille a tutti. Speriamo di rivederci per la fine del Giro d'Italia, magari per fare un consuntivo di un Giro d'Italia che già insomma può essere messo nel novero delle pagine belle, davvero belle, della vostra squadra. Maurizio, grazie. Mi fai vedere quel messaggio per Riccardo, con cui salutiamo anche lui. Ovviamente domani non perdete come al solito la diretta su Eurosport della tappa del Giro d'Italia, no, non questa, cioè era alle 13:10 noi cominciamo, domani un po' più, però mi guardo in questo, nello schermo del mio computer, c'ho due occhiaie, sembro, non lo so, proprio sono stanco. Stasera mi dovete scusare, mi scuso anche con Luciano, ma non ce la faccio. Io che sono un fautore delle due ore di trasmissione. È proprio te. Ci lasci? Ma veramente. È una vergogna. Chiedo veramente perdono. Mi dovete scusare, mi devo scusare anche con Valentino, che ci sarei stato volentieri anche a sentire sull'Israel, e anche Umberto. Perché, ma soprattutto mi scuso con i tanti telespettatori, ma stasera veramente sono cotto proprio nel vero senso della parola. Eccolo qua, ti salutiamo così, grande Magro e Company, non ci si annoia un minuto con voi, e poi te lo dicono in dialetto, ma quando Pirl? Spettacolo. Ciao Riccardo. Questo non l'ho capito. Ma quanto parli? Ah, quanto parli? Io te l'ho detta in dialetto. Infatti chiuso. Perché in dialetto ce l'hanno scritta. Grazie Riccardo, grazie a Valerio Piva. Grazie per essere stati con noi. Buon Giro d'Italia a tutti e due. Ovviamente domani la telecronaca su Eurosport con Riccardo Magrini, ovviamente Luca Gregorio. Domani non so chi ci è tra Moreno. Domani c'è Moreno Moser. Quindi Magrini, Moser, Gregorio. Non perdetela assolutamente. Tappa aspettando le altre. Ti piace questo Giro d'Italia? Bellissimo giro. Ma perché non c'è un favorito? Ti piace? Ma i giornalisti che non hanno fatto i favoriti. Io per esempio a Piva gli ho presentato il primo giorno che è arrivato Indri a Civitanova Marche, quando lui aveva la BGMA, sì, mi ha detto è un bel ragazzo, che il primo giorno che l'ho portato a una corsa ai professionisti l'ho presentato a lui. E lui non l'ha preso? No, vabbè. Sorride, mica ci ascolta e sorride. Mica sono andato là per appena ho preso. No, vabbè. Però l'hai detto come se fossi andato a perorare la causa. No, gliel'ho presentato. Se la volessi dire. Viva, l'ho ritenuto sempre un amico, è stata una persona sempre gentile e lo rispetto sempre. Praticamente è stato il primo a fare una confidenza dicendo che era un corridore. Poi i giornalisti, casomai. Parlano e quelli che va forte non parlano. Bello che lo dice a uno che avrebbe
il testolino da giornalista, quindi io dovrei darti torto, ma non ce la faccio a darti torto, anche volendo. Luciano. Voglio fare una domanda a Valentino. Nell'ultimo periodo il ciclismo italiano è stato un po' troppo criticato, effettivamente abbiamo fatto anche un po' di fatica, ma la vittoria di Oldani, di Dainese ieri. Oh, ti posso dare un dato, perché c'è un profilo Twitter molto bello, si chiama Caffè Rubé, che dà sempre delle chicche statistiche. Con oggi sono 89 tappe dei grandi giri senza la vittoria di uno spagnolo. Sì, sì. Ok? Beh, queste due vittorie sicuramente stanno ridando un po' di morale a tutto il movimento e ci fa ben sperare magari per il prossimo futuro, secondo te? Secondo me abbiamo tanti giovani interessanti, non abbiamo nessuno che è pronto per le grandi gare a tappe, a parte Giulio, che io non so per quale motivo ha avuto questa defiance nella tappa abruzzese, ma di sicuro ha avuto qualche problema, perché la prestazione non è da Giulio, e secondo me Giulio è un ragazzo che vale e che dobbiamo crederci, perché nel futuro qualche soddisfazione ce la dà. È stato sfortunato, l'anno scorso è caduto, che stava dimostrando che poteva starci là davanti. Per me è un signor corridore. Poi a parte lui ci sono tanti giovani, ci sono atleti che sulle gare di un giorno oppure sulle vittorie di tappa possono sicuramente darci soddisfazioni. La settimana scorsa ha vinto un corridore che io credo che, esatto, che possa, Tiberi è uno Tiberi, di quei corridori che sicuramente ci dobbiamo investire, gli dobbiamo dare ancora un po' di tempo e poi lanciarlo nel grande palcoscenico del Giro, perché addirittura quest'anno pensavo che l'avessero portato dentro al Giro, però hanno fatto bene a tenerlo ancora lì tranquillo, però uno dei corridori veramente da seguire con molta molta attenzione. Sì, c'è anche Garofoli, che è un bel ciclista. Fancello, che non ho capito qual è il suo problema, perché da giovane ha fatto vedere nelle categorie inferiori dei numeri incredibili, anche nelle gare open il primo anno è andato benissimo, sicuramente avrà qualche problema, ma mi pare anche lui un ragazzo che dovrebbe dimostrare qualcosa di interessante guardando avanti. E invece per quanto riguarda il Giro, Valentino, ci si avvicina a questa famosissima terza settimana, che quest'anno è veramente duro il Giro d'Italia, specialmente nell'ultima settimana, c'è da seguire giorno per giorno questa edizione, perché ci divertiremo per davvero. Ma tu come vedi questo finale di Giro d'Italia? Sulle grandi salite che cosa succederà? Chi vincerà secondo te questa edizione del Giro? Dove non ci sono quei grandissimi campioni che abbiamo detto prima, però ci sono qualità e c'è un livellamento soprattutto, quindi effettivamente non si capisce chi alla fine potrà vincerlo questa edizione. Guarda, se togliamo Pogacar, gli altri valgono tutti quanto valgono gli altri atleti che fanno il Tour de France. Anzi, forse ne abbiamo anche qualcuno in più. E la classifica ce lo dice, stanno tutti lì. Tutti hanno una bellissima gamba, tutti hanno delle possibilità, il Giro è durissimo. Secondo me sarà una corsa eliminazione, come prima accennava Valerio. Chi era già troppo in forma all'inizio magari avrà qualche difficoltà in più nel finale. E qui bisogna vedere chi ha più gamba la terza settimana. Ma oltre alla gamba, secondo me in questa edizione del Giro ci vuole anche molta testa, ci vuole anche molta abilità da parte dei direttori sportivi in ammiraglia, perché sì, la gamba è importante, però va gestita anche sotto un profilo tecnico diverso. Sì, la gamba la devi pure salvare, tanto per incominciare. Sì. Sicuramente quando ci sono così tanti campioni la tattica è ancora più importante, rispetto a gare dove ce ne sono pochi, sono quei tre o quattro che emergono e si giocano la gara, ma qua ce ne stanno 10 o anche più che stanno ancora in classifica bene e
e che possono fare bene fino alla fine. Oh, ti chiedono però, Valentino da casa, ma questa squadra Pro Tour quando la facciamo? Lo chiedono a te, io relata refero, cioè ho letto solo il messaggio, tu già alzi le mani, però qualcuno te la chiede, poi la chiediamo a Umberto quando fa la squadra Pro Tour e già mi guarda con gli occhiali da sole. Io non sono parte in causa, diciamo che io sono un tifoso come la persona che ha scritto il messaggio, lo vorrei più di ogni altra cosa vedere una squadra World Tour in Italia e oramai è il momento che ritorna una grande squadra in Italia. Speriamo che il progetto di Cassani prenda corpo e che ci traghetti verso la possibilità di avere una squadra World Tour nazionale. Umberto, vengo da te perché ci hanno scritto in tanti, lo immaginerai, sia domenica, anche questa sera qualcuno ha scritto, ne abbiamo parlato anche poco fa con Valentino, ci hanno scritto forse Giulio ha sentito un po' troppo la pressione di correre in casa, il fatto di avere il pubblico ovviamente tutto dalla sua parte, è così? Io penso che gli è successo qualcosa perché ormai è un professionista, il pubblico non gli fa niente, ovviamente è stata una giornata no, è capitato quello che è capitato. Però ha la possibilità di andarsi a prendere una tappa da qua alla fine? Ma io penso di sì, speriamo che non gli capita quello che gli è capitato gli anni scorsi. Senti, visto che abbiamo parlato di giovani, prima Luciano ha detto di Tiberi, te che con i giovani praticamente c'hai vissuto tutta un'esistenza ciclistica, quanto bisogna aspettare un ragazzo e quando invece si può già buttare nella mischia, ecco, spiegaci te. Ma il fatto è questo, che io sempre, mi hanno sempre detto che non si può fare una colonna sonora se uno non ha studiato la musica. Qua tutti quanti, con chiunque parla, io l'altra sera ero qua nei Grand Albergo, ho parlato con quello, un nuovo programma. Questi nuovi programmi, tutti quanti vogliono fare un nuovo programma, tutti quanti vogliono fare gli architetti, i mattoni che li mettono. Tutti quanti vogliono fare e poi non fanno nulla. Perché tanti anni fa, quando hanno bruciato il ciclismo in Italia, era la maggioritaria a Modena, praticamente hanno fatto le categorie, io ho detto guardi, specialmente nel sud, se si fa le categorie si rovina tutto. Perché adesso 3 del 4 del primo anno, 3 del 4 del secondo anno, 3 dei giovani e fanno le squadre. Facendo le squadre nel sud facevano le corse, adesso non ne fanno più. Olivano mi ha detto, ma devono andare a lavorare, sarebbe ora che ci andiamo pure noi a lavorare. Scusa, è ancora lì a discutere, fare e dire. Quindi poi per esempio il fatto che Luciano diceva che Tiberi, indubbiamente Tiberi sarà un grande corridore, io non metto in dubbio, però bisogna sempre stare attenti, c'è sempre il però di mezzo, capito? Speriamo che... Il però cosa sarebbe? Beh, bisogna stare attenti perché quando uno è giovane bisogna stare attenti su tutte le cose. Faccio un esempio perché magari da casa. Ad esempio, io per esempio. Hai un'altra esperienza per te? Io ho sempre detto che vogliono fare squadre professioniste e poi vogliono fare squadre under. Com'è? Non hanno fatto più i dilettanti di prima e seconda. Adesso hai lì, dice ma Marcelluti è giovane. Lo so che è giovane, però Marcelluti ha fatto la Milano-Torino. Marcelluti ha fatto le corse professioniste. Quando io ho un ragazzo del primo anno che semmai ha fatto solo una corsa. Capito com'è la questione? Certo. Non bisogna dire quello e quell'altro, bisogna vedere le cose. Professore, non puoi parlare. Tu adesso per fare il ciclismo minorile, costa quello che costa, c'è niente da fare. Certo. Capito? E non standoci più attività, è difficile. Però immagino che te ti fai sentire comunque. Io non ci credo. No, noi per esempio domenica abbiamo fatto il trofeo Matteotti in Toscana. Sì. Un ragazzo del primo anno ha fatto settimo, ma poteva fare benissimo
secondo, terzo, poteva anche vincere. Praticamente per noi è stato un ottimo risultato. Anche se non vinciamo, però siamo sempre là. Certo. Luciano. Sì, ritornando un po' al giro, Valentino, il giro di Vincenzo Nibali, che un pochino ci sorprende, no? Cioè si stacca sull'Etna e io ho detto per fortuna che si è staccato, almeno nella terza settimana potrebbe regalarci veramente una bella tappa al giro e sarebbe un successo suo personale, anche perché a questo atleta noi gli dovremmo lucidare le scarpe tutti i giorni per quello che ha fatto negli ultimi 15 anni al nostro movimento. Adesso sul Blockhouse mi sarei aspettato che si fosse staccato ancora 3-4 minuti, così sarebbe arrivato a 8-9 minuti dalla maglia rosa. Qui adesso lo vediamo in classifica a 2 minuti e 30. Non ti sembra che questo atleta, se si fosse staccato sul Blockhouse con la gamba che aveva, quindi l'avrebbe risparmiata nella terza settimana, ci avrebbe potuto provare, perché nella terza settimana, nelle lunghe salite, andrà via le fughe, chi ha la gamba può entrare nella fuga e quindi può finalmente poter vincere anche una tappa. In questo momento, quello che voglio dire, Vincenzo non è né carne e né pesce, non è buono per la classifica perché recuperare 3 minuti sarebbe proprio un fenomeno, e in questo momento di classifica non lo lasciano nemmeno andare. E che tipo di pensiero hai su questo grande atleta del nostro ciclismo? Ma lui praticamente nella nostra tappa regionale ha confermato quello che è. Un ragazzo dall'orgoglio smisurato. Vincenzo Nibali non è il tipo di ciclista che si lascia staccare per andare a vincere la tappa. Lui non si lascia staccare mai, lui la gara la fa sempre, anzi l'ha preso con il piglio di chi voleva dimostrare che la giornata dell'Etna era una giornata storta. Quindi secondo me continueremo a vedere un Nibali che sta lì a lottare per la classifica, anche se la gamba non gli permetterà di lottare per la classifica, ma la sua testa è la più forte di tutti. Questa è un'altra classe, cioè gente come non è un caso che i primi due italiani sono Nibali e Pozzovivo. Vero. Due atleti che sono verso che diciamo che non sono proprio nella parte, nel trampolino di lancio della loro carriera, diciamo. Però guarda l'orgoglio di entrambi, guarda come sanno lottare. Però, come Valentino, questi la tappa non la vogliono vincere, questi vogliono fare la classifica, perché sì, però, dentro si sentono uomini di classifica. Però Valentino, quello che mi fa rabbia un po', perché tu avresti veramente la possibilità, se stai fuori classifica, di vincere, certo, la gara, perché nella terza settimana chi va in fuga deve avere la gamba. E poi, sai, a Vincenzo i favori glielo potrebbero fare in tanti, perché è stato un corridore generoso, è un bravo ragazzo, c'ha una considerazione immensa nel ciclismo. Quindi tu, se all'ultimo Giro d'Italia lo finisci vincendo una tappa, sarebbe veramente bello per questo grande atleta. Invece adesso tu, se mi vai a fare la classifica, se vai fortissimo mi arrivi sesto, settimo, quinto, che per Vincenzo magari è più importante quel quinto, sesto, settimo, porca miseria, che la vittoria. Però per l'appassionato, per la vittoria di una tappa sarebbe un'atmosfera diversa per il pubblico che da casa, capito? Magari lui pensa invece in una maniera diversa, e questo mi fa un po', anche perché anche all'interno della squadra, io a volte mi domando, ma è possibile che nessuno gli fa capire che sarebbe più importante la vittoria di tappa in questo momento che un quinto, sesto, settimo posto al Giro d'Italia? Ma lui la tappa la vuole vincere, solo che la vuole vincere di prepotenza. Capito? Qual è? Ma perché altrimenti, secondo me, in quei casi non saresti un fuoriclasse, nel senso che il non fuori classe è capace di fare anche dei ragionamenti più logici, se vogliamo, sportivamente parlando, cioè rendersi conto che in questo momento razionalmente può aspirare a una tappa grande, piccola, di un grande giro, di
Il campione può vincere sempre. Ma anche a dispetto della realtà, se vogliamo. Io ti voglio dire una cosa, ma tu te l'immagini un Danilo Di Luca quando correva, gli potevi andare a dire staccati, perdi mezz'ora perché poi ti faranno vincere una tappa? Ma assolutamente. Secondo te quello si staccava, guarda, perdeva mezz'ora perché poi facevano vincere la tappa? No, possiamo raccontare, ce l'ha confidato, ha detto, sì. Io non ho mai fatto solo un Tour de France, ho fatto uno solo, perché tanto io se andavo lì per non vincere non ci andavo. Io al Tour de France non ci andavo perché andavo lì e vinceva Armstrong. Allora a quel punto non li facevo io. Per fare secondo, diceva, per fare io secondo, non ci vado. Ci andavo. Ce l'ha raccontato qui. E la mentalità è quella, c'è poco da fare. Ma tu vuoi a dire a Vincenzo perdi mezz'ora perché poi ti fanno vincere. Sì. Ma già ti fanno vincere, quello si sente male. Quello va lì perché la vuole vincere di prepotenza. Sì, però lo sai cos'è. Non la vincerà. Sì, non la vincerà. Ma lui il regalo però del gruppo non lo vuole. Devi lo anche vuole. Capire che magari la vittoria di oggi di Oldani c'è un significato, ma la vittoria di Nibali alla 17esima tappa di un Giro d'Italia e a 20esimo in classifica c'ha un valore immenso, è un finale meraviglioso, capito? Per il pubblico, per il ci sono dei tifosi che questa impresa lo vorrebbero, però lui tu la sente, non ti crede. Sì, la sente, però la devi creare, non devi non la crede. No, ma non la vuole. Non creare. La vuole, ma si vede. Io ti capisco, ma lui non la vuole. Ma ecco perché dico. O ce lo metti di prepotenza fuori classifica, oppure lui sta là e lotta. Esatto. Perché è fatto così. Anche è grande, a dispetto è di quello che potrebbe essere una realtà ciclistica già. Ma lui vuole essere il primo italiano. Esatto. Sì, tu ti pensi che lui gli sta bene, che Pozzo Vivo sta là davanti. Ma stiamo scherzando, secondo me fa il conto sulle tappe, le salite, ma stiamo scherzando. Io mi devo fermare, però vi devo salutare e vi devo ringraziare innanzitutto, perché poi nell'ultima parte avremo la presentazione della Blockhouse Marathon, quindi io ne approfitto per salutare e ringraziare Valentino Sciotti, grazie Valentino per essere stato con noi. Grazie, grazie Valentino, a voi. Grazie al lupo per la tua azienda ovviamente, ma anche per le strade che sono due nel mondo del ciclismo che ti stanno dando, insomma, parecchie soddisfazioni, parecchie soddisfazioni. Una linea ghirmai me l'aspetto prima o poi, eh? Vabbè, Umberto, intanto poi ci vediamo durante questi giorni, eh? La mattina ci vediamo, la mattina ci vediamo, dove andiamo, sei uno qua che metta delle cose del biciclette, bravo, quello lì che sta sulla nazionale, che vi offre il caffè, che dai. Ci offre il caffè, il signore lì a fianco a te che ci offre il caffè. Dove sarete protagonisti con l'Aram Veius? Noi andiamo in Toscana, a Valmandila, e più curiamo la due giornate marchigiane qui a Osimo. Mm. No, Osimo, a Castelfidardo. In bocca al lupo Umberto, tanto poi ci vediamo, va bene? Grazie Umberto Di Giuseppe, grazie a Valentino Sciotti, noi ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, poi rientriamo con l'ultimissima parte di Velo, a tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera. Abbiamo parlato tanto del blockhaus, talmente tanto per la tappa di domenica, che Carmine Marulli, ciao Carmine, buonasera, ci viene a presentare la quinta edizione della blockhaus marathon. Siamo arrivati alla quinta edizione. Quinta edizione, partenza e arrivo da Pacento. Da Pacento. Da Pacento. Hai cambiato però, mi sembra che... L'anno scorso a Pacento, sì, dall'anno scorso è cambiato. Sì. È stato un po' itinerante nelle prime fasi... Le prime edizioni. Nelle prime edizioni. Poi siamo andati a Pacento e devo dire che il comune ci ha ospitato e ci ha rivoluto fortemente e ci hanno messo nelle condizioni migliori per poter appunto rifare questa quinta edizione. Che afflusso di persone. Ovviamente parliamo di innanzitutto di un brand, il nome che ha avuto un balzo anche solo per hashtag Twitter in questi giorni, pazzesco. Inserirsi in questo flusso con la sita Blockhaus certamente mi fa comodo. Certo, c'è da fregarsi le mani, c'è da dire che questa cosa già dalla prima edizione del 2017 che organizzò Maurizio, dove noi abbiamo preso spunto per valorizzare questa parte del territorio, da quel momento ad oggi abbiamo visto anche con gli hashtag, i video di riferimento, un aumento sempre anche delle persone che autonomamente andavano a visitare questa salita che noi conosciamo benissimo noi abruzzesi, e parlando anche con gli operatori dei paesi limitrofi mi è capitato di parlare di questa cosa, che ci sono parecchie visite estere, le fanno in autonomia, cioè vengono tante persone anche dall'estero a fare questi tre versanti del blockhaus. Poi Maurizio l'anno scorso mi disse: l'anno prossimo ti faccio un bel regalo, e io solo successivamente ho capito che si trattava di questo arrivo al blockhaus. E devo dire che per esempio io corro, vado, mi diverto a partecipare alle Gran Fondo, e sento che comunque sia questa cima, questa vetta è ambita, specie per quanto riguarda il nostro, diciamo, bacino d'utenza, che è quello del centro sud Italia. E appunto con tutto, ho sentito anche il Giro d'Italia, lo hanno reclamizzato molto, sì. Lo hanno aspettato molto, anche perché comunque sia nel 2017
si erano già, e insomma è stata una tappa fondamentale anche per la classifica, e anche certo. quest'anno insomma la classifica anche è stata ridisegnata. Sì. È chiaro che il passaggio del Giro d'Italia un po' favorisce, non so quanto, io immagino che le iscrizioni come stanno andando, insomma, se ci vuoi dare tutte le informazioni, immagino che quest'anno particolarmente, insomma, già uno che sente Blockhouse Marathon gli torna in mente domeniche. È così, allora, diciamo, per quanto riguarda le iscrizioni, noi come organizzazione, che siamo piccole e cresciamo step by step, anzi mi rendo conto e ringrazio anche della squadra, del tessuto che si sta creando, dell'entusiasmo che si sta creando attorno a questa manifestazione, per il momento siamo costretti a rimanere fermi a 400 partecipanti, perché noi all'Aquila, come provincia capofila, sono molto attenti al rispetto del disciplinare, e infatti qui abbiamo creato una squadra, ad esempio con il mio direttore di gara che si chiama Mario Di Palma, dove andiamo a curare tutto il rispetto delle normative vigenti in ordine di disciplinare anche per l'ordine pubblico. E quindi praticamente il disciplinare recita che superate le 400 unità c'è bisogno dell'eliambulanza. Quindi per noi, per questo momento, anche per la nostra giovane età e per come siamo strutturati, che insomma dobbiamo ancora crescere, sarebbe una spesa esagerata, cioè dovremmo penalizzare i 500, 600, 700 partenti, perché comunque se non saremmo dentro ai costi. Quindi preferiamo rimanere in quello che il disciplinare prevede, cioè i 400 partenti, però aumentando che cosa? Aumentando i servizi e aumentando la sicurezza su strada, visto che sono ben 146 i presidi per strada, quindi sarà una corsa praticamente a circuito chiuso e con degli asfalti praticamente nuovi. Lo dicevo prima, io vado in giro per l'Italia, a volte mi sembra di incontrare delle barzellette, perché davvero vediamo dei manti stradali in stato pietoso. Il nostro per lo più si svolge su un mando di proprietà ANAS e sono delle vere e proprie autostrade. In occasione del giro molte strade in Abruzzo sono state rifatte, quindi sfruttate anche l'ottimo lavoro che c'è stato in occasione del giro. Quindi chi parteciperà alla vostra gran fondo, soprattutto sul mando stradale, non potrà lamentarsi. Esattamente, ed è una cosa di non poco conto, perché vediamo le cadute sia nei professionisti ma anche negli amatori, insomma, che noi siamo persone che poi la mattina dobbiamo andare a lavorare. Quindi secondo me questo aspetto è un aspetto fondamentale, e quindi puntiamo ad aumentare questi servizi, questa qualità. Abbiamo tante presenze anche dall'estero, quest'anno abbiamo 4 nazioni estere. E niente, siamo due percorsi, andiamo con uno corto, uno un corto lungo. E un lungo, e con il lungo ovviamente facciamo il versante che ha attraversato il giro quest'anno, il versante di Rocca Morice. Invece con il corto facciamo il classico giro del Morrone con la vetta di Passo San Leonardo. Ti pare che la gente vogliono fare tutti fare il lungo, naturalmente tutto il lungo vogliamo fare per misurare, ma chiaramente è vero, farei anche io se fossi un ciclista innanzitutto, oltre che avere la condizione. La tessera ce l'hai, però la tessera adesso... ce l'ho, la tessera posso non ce l'ho ancora materialmente, non mi è stata ancora consegnata, ma mi dicono voci di corridoio che sta per arrivare la mia tessera, il rinnovo della mia tessera con la squadra, anche se ci sono stati, tu non lo sai, ci sono stati degli abboccamenti che insomma sono abbastanza conteso, anche se quindi c'è ciclomercato anche qua. Va bene, domenica 29 maggio, sì. Vogliamo confermare l'appuntamento? Sì, allora domenica 29 maggio ritrovo alle 7 presso il campo sportivo di Pacentro, la partenza alle 8:30 e
niente, eccoci qui, aspettiamo questo appuntamento, siamo pronti. In bocca al lupo Carmine, in bocca al lupo per questa Blockhaus Marathon. Sì, Luciano, volevi dire? No, lo stato di salute delle Gran Fondo in Abruzzo, state ripartendo un po' tutti. Allora, visto stato... che i tempi sono stretti, vado veloce. Veniamo fuori da una pandemia, anche nelle Gran Fondo che sono andato a partecipare ho visto un numero molto esiguo di partecipanti, sì. Perché secondo me è cambiato un po' la programmazione dell'approccio alle Gran Fondo, diciamo che si vede, si arriva quasi a ridosso della Gran Fondo per iscriversi, sì. Io domenica vado a fare la Nove Colli ha ancora le iscrizioni aperte, l'anno scorso eravamo 13.500, quest'anno siamo 9.400 qualcosa. Sì, sì. E questo secondo me è un dato che insomma fa riflettere, perché se una manifestazione al 51esimo anno non riesce a raggiungere quei numeri che ha fatto l'anno precedente, vuol dire che è sintomatico, cioè veniamo fuori da una pandemia, veniamo fuori da un periodo un po' complicato. Rimettersi in sesto, tanti soldi anche per l'amatore magari non girano, è un momento particolare, un momento di flessione. Vediamo i prossimi appuntamenti, Maurizio. Addirittura su due pagine mi hai detto che sono, mamma mia, 21 e io vorrei chiudere in tempo, Maurizio, però 21 maggio sabato Francavilla al Mare per i giovanissimi, quinto trofeo del Mare Giovani. Invece su strada rinviata la gara allievi di Castiglione Messer Raimondo, a Sant'Egidio alla Vibrata sempre domenica, secondo trofeo Sant'Egidio alla Vibrata, secondo Memorial Donnino, primo Memorial Marino Marcozzi, categoria Juniores. Poi 22 maggio sempre Sirente Bike Marathon, campionato regionale Marathon 2022, come vedete anche e poi cosa c'è 29 Sirente Bike Point to Point, e poi il 29 c'è la gara vediamo Pacentro, mi sembra che sia la tua, la Blockhouse Mano, mi sembra manca il titolo ma magari sarà inserito, c'è la tua gara Carmine. Va bene, ma sarà questione del 29 di maggio. Grazie a Carmine Marulli. Sono io che vi ringrazio per la gentile ospitalità. Ci mancherebbe altro. Grazie Luciano. Oh, ci prendiamo una settimana, sì. Ci vediamo tra una settimana. Adesso sono state tre. Giovedì prossimo saremo alla vigilia della Marmolada, quindi il giro fermento. Vediamo poi chi ci ha preso. Grazie a Maurizio Daguì, regia, che anche questa sera mi ha risparmiato non ammazzandomi, perché sono le 22.49. Scusa Maurizio. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci vediamo tra una settimana, sempre alle 21, su TV6 canale 13 del Digitale Terrestre. Buonanotte.